5 a 2 ragazzi, ricominciamo. Dai, vediamo come Gerdor incita il suo avversario. Che amore, ragazzi, che amore tra questi due ragazzi. Amore odio. Amore del gioco. Amore e odio, pure amore e odio. Forza, via, partiamo. Ora so subito l'attacco, ma Elfet è prepotente. Rizzato per levarsi dalla pressione. Sono in bombetta. Una colpa di pistola. Molto attento Sol. Revolver, vediamo all'angolo. Finta di gunflame. L'Express è nel vuoto, anche il Rizzap è nel vuoto. Anzi, qui taglierò quello di gamba. Basta così, la massa non so perché. Occhio, non c'è pure, perché all'angolo. Se dà petta dall'alto, che la sbaglia, tanto deve continuare il movimento assai di colore usato. Quindi Alfred ha la possibilità di ribadire con questa combo verso il lato rosso, il solito cuore di del dono, anche con la tramolina in mezzo, ragazzi, che ci troviamo. Si batte al tasto, chiude la combo con Kurt Vader, se tappa da flame cancellato con giallo, entra dall'alto, beaita il basta, ottimo, che capito, però. Due Gunflame di seguito lasciano Elfet un po' perplesso e finisce così questo round. Arriva Elfet, sempre verso il gioco di Tapping Berry, come la chiamano. Nerf in Berry, con Mantrone e subito deve bastare, perché sennò si è una combo molto dolorosa con lo shotgun. Lo scelta con il Kurt Vader, perfetto, ottimo GD, lo tiene all'angolo, lo porta verso l'angolo con il revolver. Gunflame, ancora pressione, Gunflame cancellato, la Express per scappare, bombetta cancellata, rientra tutta la bomba. Via, bim bum bam, la bomba con lo shotgun. Ancora con la scelta la Express, ancora bomba cancellata in giallo per tenerla all'angolo. Parapiglia, solo non riesce a raccapezzarsi, lascia l'angolo. Basta di spizza, lo chiamerei questo. Revolver, Buddy Bringer, parato ultimamente e poi non so perché non schiaccia niente, quindi si può andare dopo il Buddy Bringer, ricordiamo che può schiacciare come fosse male, sono molto bravo. Entra, pare che non è entrata la gomma, un po' di... Qua un po' di errore entrambi le parti, poi alla fine entra Elfet, solito fuoco di Grindorno, chiude la combo con la pistoletta, solita bombetta cancellata in giallo, che ti lascia un blue stun perenne. Ancora consegue con lo shotgun God Bust di Sol, Red Express che tratta, entra lo partner, attenzione, fa una combo un po' strana, però anche questo è efficace. Chiudo con un Kurt Vader, solito setup con una flame cancellato. Entra a momento della combo, Elfet non riesce a levarsi all'angolo, lo intercetta, di blocca il passing con quel GUH e Rela Express. Ottimo salto di Elfet, il cuore di Gledonio si chiama quella combo. Quella combo, scusate, quel colpo di Nino, blocca tutto, 6 a 2 per Elfet. No, qualcosa mi sta venendo a me, però lo streaming proprio là indietro. L'emozione, anche l'emozione di stare qui col carino dietro, e quindi ragazzi, ogni tanto fanno qualche errore, è chiaro. C'è il carino dietro. Quindi 6 a 2 per Elfet, via, ripartiamo. Ancora subito pressione con questa cartesce per Elfet, la Express che connette dopo la red. Esce subito all'angolo Sol, punsecchione ben parato, come il punsecchione ragazzi, guarda, più tanto lo fa sempre Sol. Intercetta in aria, fuori di Grindorno, lo porta all'angolo, esce subito all'angolo, prontamente Sol. Poi la pressione di Elfet, intercettato da Giudì Gunflame, Gunflame cancellato, pistoletta entra. L'alto solo, ma niente, entra dal basso e giustamente basta Elfet, ora la pressione di Sol con un revolver, ancora schiaccia lui e che finta la parata a difendersi Elfet, esce dall'angolo, emozione alle stelle, ridotta stamp così, saltato, però la pressione di Elfet ovviamente che non entra perché solo aveva saltato, defangolo per buttarlo via,
colpo di shotgun, non poteva fare di più. Potrebbe essere cancellato, strumento sarebbe stato scoperto. Bafnir che entra, non può combare. Oh, finta di Gunflame. Attenzione, ancora pressione, lo shotgun, ancora la pressione. Da Kiro, a vuoto. Ottimo, lo intercetta con S pistoletta. Oh, Gold Buster. Oddio, Dragonistal, quando fa Dragonistal Sol diventa oddio un animale. E adesso niente, se fa quella cippa a bestia. Non poteva dire la super con Dragonistal. E se non c'è la barriera muori perché cippa. Ancora la pressione di F che intercetta bene. Uscire dalla pressione di F. Ora questa volta prende il solito gioco di Tim Berry. Ottimo giugliazzo, Vulcanic Viper di Sol. Bafnir. Ancora uno strano clash in aria. Io di stato che entra. Ottimo, cancella per allungare la lungo Bafnir. Vediamo cosa sarà il setup. Setup Bandit Revolver. Sbaglia, non gli viene il guard frame, viene solo il giallo purtroppo. Quindi va a concludere la pressione là. Comunque è un vantaggio, quindi per ben giocarsi era giunto il Gunflame 6-3. Quindi Gunflame 6-3 per Elf. C'è il Gramazio, c'è. Il Gramazio c'è, non ci sta. Vuole dimostrare che anche lui è un giocatore temibile. E via, ripartiamo. Forse quella caramella che gli ho dato al Gramazio gli ha dato un po' di respirato tonico. E si tira, c'ha il naso più aperto e si è caricato. Via, mettiamo subito jump di Elfet, ottimo. Scelta con un GD, poi questo letto lo tiene lontano. Scatta indietro, diventa invisibile. Poi un burst da parte di Elfet di spizza, direi. Ottimo, lo intercetta con S, lo sciampagnino, ottimo antiera. Ancora S, lo sciampagnino, cuore di Grindogno. Forse non ce l'aveva carica la Limberlo. Ora prova l'attacco furente con questo shotgun. Oh, ottimo, lo intercetta con lo shotgun. Chiude la gocco così. Cuore di Grindogno e torta, perfetto. La sola della torta. Quasi, no, è la scalata parecchio, comunque sempre all'angolo Sovereign, quando entra in gioco lo shotgun è difficile difendersi per qualsiasi personaggio. Intercetta con safety, Gunflame, ottima combo, ottima conversione, finisce con il tag, va per ancora pressione furente, entra con il dribble che spara alto, sbaglia la combo però. Quindi il revolver, ancora il revolver, ottima la combo D, sbaglia il round, va bene così, insomma, con il vantaggio, ottimo, questo è il filo intercetta, Red Express lo prende in counter, Vulcan Viper è bandato bene, chiude la combo, non so forse la fragola di mezzo, non so cosa è successo, Homing Buster, viene detto Homing Buster quando Homing Buster. Quando uno fa un burst che si rileva, insomma, a cazzo regalo, a cazzarella, ecco. Basta di stizza di soldi, direi, devo anche in danno, ma va bene anche così. Ancora salto HS, diciamo, un secchione di soldi. Bandit Bringer che lo prende, si scatta indietro, ma non riesce a prendere bene la bomba, forse era troppo distante. Ancora un secchione, Vulcanic Viper. Lo tiene all'angolo, solito setup, Gunflame cancellato in giallo, ma niente, non trova il tempo, para e lo butta via. Oh, Rio Zampa, ben parato da... Oh, ottimo a Pierre con lo champagnino, S. Ancora, è lo champagnino liscia questa volta. Come l'Express era entrato, però non cancella. Poteva forse cancellare e massimizzare... Oh, qua ragazzi, una scimmeria, l'ho detto con calma. 7